Allora, siamo qua, pronti per andare avanti perché dobbiamo scoprire cosa faremo nel girone di Champions. Vi ricordo che in campionato stiamo andando davvero bene con 22 punti in 8 partite e in Champions League invece siamo a 6 punti. Due vittorie, sia la prima per 3-0 contro ancora non ho capito quale squadra sia, e l'altra contro la Roma, ok? Quindi vedete questo mese di settembre è andata davvero benissimo. Simuliamo quindi tutto fino alla giornata prima dell'Ipsia, insomma, qualche giorno prima di arrivare all'Ipsia, così vediamo in campionato cosa facciamo, sperando di continuare a vincere, e poi, giustamente, giochiamo la Champions League. Vediamo un po', simuliamo. Allora, in campionato vinciamo 2-1 e perdiamo anche 2-1, quindi arriva la prima sconfitta, se non sbaglio, in campionato. Vediamo un po'. In campionato la prima perché le avevamo vinte tutte tranne una pareggiata, e adesso arriva la sconfitta, però comunque va bene, non c'è nessun problema. Adesso ragazzi arriva la prima partita importante di oggi perché ci aspetta l'Ipsia, la Champions. Vedete, questa è la classifica, siamo a 6 punti, poi abbiamo la Roma a 3, il Mechelen a 3 che ha vinto contro l'Ipsia, che appunto le ha perse tutte e due, sia con la Roma che con il Mechelen. L'obiettivo che dobbiamo porci secondo me per il girone anche che abbiamo avuto e per come ci siamo arrivati attraverso i playoff è provare, almeno per il girone che abbiamo avuto ragazzi, passarlo. Cioè dobbiamo provare a passarlo, questo è l'obiettivo che dobbiamo porci. Poi, se usciamo agli ottavi, i quarti, si vedrà. Però già passare il girone sarebbe un buon traguardo, secondo me. E poi, ovviamente, c'è anche da vincere il campionato per ritornare in Champions il prossimo anno. Perché vi ricordo che l'obiettivo di questa carriera è vincere la Champions League con i Celtic. Quindi portare nuovamente il Celtic a trionfare in Europa. Siamo pronti a questa partita. Celtic-Lipsia si gioca al Celtic Park. Una partita davvero importantissima per il girone perché vincendo potremmo dire davvero la nostra per il passaggio del turno, ma soprattutto vincendo staccheremo l'Ipsia. Ora vediamo, abbiamo la squadra un po' stanca, quindi si gioca con un po' di panchinari, però ci proviamo ragazzi, noi abbiamo il cuore in queste partite. E con questo Celtic siamo pronti a tutto, andiamo a giocare. Angelino. Ecco, si creano già i primi buchi. Attenzione, calcio! Ma dov'è passata? Iniziamo così. L'avevo detto che bisognava stare attenti a questo Lipsia. E l'aveva perso tutte e due, non può sbagliare ancora. Poi noi ci mettiamo del nostro perché buco clamoroso in difesa, Ospina, non so, sul primo palo un gol così non si può prendere. Mamma mia, Belli! Mamma mia, che recupero! Attenzione, Andre Silva. Belli, Belli e poi Garcia. Santeiro. Santeiro la tiene. Santeiro la tiene. Mi serve Garcia. Gran controllo. Va Garcia in corsa. Va Garcia in corsa. La può mettere in mezzo. Palla per Divock. Divock Origi. 1-1. L'abbiamo ripresa. L'abbiamo ripresa con Divock Origi. Qua gran giocata di Santeiro e Garcia che poi mette una palla perfetta. E Divock gamba di ferro in tuffo. Come un po' alla Inzaghi. È 1-1, è 1-1, gran gol di Divock. 1-1 Divock, risponde ancora a chi lo vuole via dal Celtic perché dicono serve un grande attaccante, non possiamo andare avanti con Origi. E lui sta rispondendo in campo con i gol, soprattutto appunto in Europa, in Champions, dove contano davvero. Fischia. Attenzione, attenzione, eccolo. Il gol dell'Ipsia, a tempo scaduto, 1 minuto di recupero, 5 oltre praticamente. Quando FIFA decide queste cose non ci puoi fare nulla, 1 minuto di recupero e ovviamente sta finendo la partita. Adesso fischierà subito, infatti. Vabbè, speriamo nel secondo tempo. McGregor, ancora, apre tutto adesso, nella zona di Juranovic, che vede Campbell. Campbell vola, sì, l'hai visto, in mezzo, c'è Boetius, non ci credo! Non ci credo, che occasione! Vicinissimi al pareggio! Vicinissimi, ottimo inserimento di Guesus. E poi da lì non può sbagliare, però. Occhio! Canales, dai Garcia, dai Garcia. Mamma mia, Andre Silva! Ospina 3-1. Siamo in palla totale. Openda. Sì, Armstrong. Santeiro. Santeiro, miracolo! E qua abbiamo avuto l'occasione, ma gran parata. Gran parata, ragazzi. Qua Santeiro aveva calciato anche bene. Santeiro sbaglia, ma Rogic se la riconquista. Rogic se la riconquista. Vedo Openda. Openda. Openda calcia! Openda calcia nel 3-2. Andiamo a prendere sta palla. Andiamo a prendere questa palla. Openda.
Oh, Penda, dai, prendila, vabbè. Vabbè, 3-2. Gran gol, gran gol. Ora abbiamo 18 minuti per tentare il pareggio. Sì, Rogic recupera. Vedo Penda ancora. Ancora Openda! E questo è il super gol! 3-3! L'abbiamo ripresa! 3-3! Questo è un super gol! Questo è un super gol di Openda! Gran palla però di Rogic! Che palla gli ha dato e poi Openda di prima! Un po' alla Cristiano Ronaldo, mi ricordo il gol di Cristiano Ronaldo! E 3-3! E 3-3! Anticipa tutti con un gran gol! È finita! È finita! Finisce qua! Finisce qua, ragazzi, ottimo pareggio. Dani Olmo, tripletta per lui. Abbiamo pareggiato, quella è la cosa importante. Perdevamo 3-1, ragazzi, e siamo riusciti. Siamo riusciti nella rimonta ed è, secondo me, un pareggio importantissimo per questa Champions. Perché non facciamo far punti all'Ipsia, non rimaniamo imbattuti. E quindi, davvero, ottima reazione anche della squadra dopo essere stati sotto 3-1. È la seconda rimonta, perché anche con la Roma eravamo sotto. In quel caso abbiamo vinto. Oggi è un 3-3, quindi sono soddisfatto davvero di questa squadra, di questi ragazzi. Ci siamo, siamo pronti. Giochiamo il ritorno contro l'Ipsia. Aspetta l'inserimento. Dagli la di là, bravo! Popescu, calcio a miracolo ancora! Olmo. André Silva! E questi segnano subito. Siamo di nuovo sotto come all'andata. McGregor, Rogic messo giù, attenzione! Arriva il rosso per Olmo. Attenzione, arriva il rosso per Dani Olmo. Può cambiare la partita. Calma, rosso nettissimo, nettamente in ritardo. Giusto così, calma ragazzi. Può davvero cambiare tutto adesso. Santero. Calcia Santero, Gulassi ancora. Ma adesso prendiamo entusiasmo perché l'Ipsia è sotto di un uomo e noi calciamo in porta, quindi occhio, Palla per Ayer che non arriva, Popescu. Armstrong, calcia lui! È Armstrong, l'astronauta! 1-1! Sempre lui! Segna sempre Armstrong! Segna sempre! È l'uomo decisivo! È l'uomo del Celtic! È lui, l'uomo che si leva il casco e torna sulla terra! Armstrong, l'astronauta! Segna e ci fa pareggiare! L'abbiamo detto, con l'espulsione può cambiare tutto, non solo a livello di risultato, di uomo in più, uomo in meno, ma anche di entusiasmo, perché abbiamo preso entusiasmo dopo essere stati sotto 1-0. Quindi calma, 5 gol in 8 partite per Armstrong in Champions. Armstrong, Origi, palla per Popescu. Popescu calcia, non va! Altissimo, forse troppo egoista, poteva metterla in mezzo. Ma stiamo costruendo tanto adesso, abbiamo preso davvero fiducia. Angelinho, Bailly, che chiusura! Popescu, la ripartiamo. Bailly, ragazzi, è un mostro. Armstrong, sì, l'hai visto. Sì, c'è Rogic si allunga il pallone, poi la tiene, Rogic di forza, siamo avanti, 2-1 l'abbiamo ribaltata, con il nostro trequartista Rogic, siamo avanti, l'abbiamo ribaltata, 2-1 Celtic, non ci arrendiamo mai, attenzione, Santero, traversa clamorosa, vicini al 3-1, Juranovic, Olaina la tiene, Olaina, mamma mia. Olaina, vola, va, si sta facendo tutto il campo, Olaina, traversa ancora, incredibile, era un coast to coast fantastico, si era fatto tutto il campo, seconda traversa dopo quella di Santero, incredibile, la recuperiamo, la palla rimane lì, Bailly, attenzione, possiamo ripartire, Popescu, l'ha visto Righi, Divock, per chiuderla definitivamente, Divock! Siamo avanti 3-1! Divock Origi! Rimonta super completata! E contropiede micidiale! Divock gamba di ferro ci mette lo zampino ancora una volta! Lui e Armstrong super decisivi in queste partite, ma non dimentichiamo Ayer e Bailly che stanno facendo in fase difensiva delle partite favolose! 3-1 per noi! Palla per lui! Può aprire tutto, Boetius per Santero, lo fa benissimo. Santero! Arriva il primo gol anche per Santero! È 4-1! E siamo ormai con un piede agli ottavi di Champions. È finita!
È finita! Finisce 4-1 in casa dell'Ipsia. Vinciamo 4-1 in Germania. Che partita! Che rimonta! Non moriamo mai. Siamo sempre vivi noi, sempre, sempre. Haier, il capitano. Ragazzi, che giocatore, fenomenale. Ragazzi, non mi ero accorto. Lo vediamo adesso con la classifica. Siamo ufficialmente agli ottavi di Champions League. Obiettivo raggiunto, quindi complimenti ai nostri ragazzi. Facciamo così, simuliamo lentamente. Simuliamo lentamente perché, dai, giocarla, essendo che siamo già passati, può essere anche un po' forzato. E anche se dovessimo passare secondi, ragazzi, e becchiamo magari una prima del girone alla fine, o prima o seconda, una forte prima o poi la dobbiamo beccare. Quindi simuliamo lentamente, vediamo cosa succede. È finita! È finita! Vinciamo 2-1. E quindi vediamo cosa ha fatto la Roma. Ragazzi, la Roma ha perso. Passiamo come primi del girone. Passiamo come primi del girone. Cala il sipario in questo girone di Champions perché dopo 5 partite manca ancora quella con la Roma, ma vincendone 4 e pareggiando quella con il Lipsia siamo passati come primi. E qua ci vuole un applauso, davvero. Cioè, dopo essere passati ufficialmente, matematicamente, prima dell'ultima partita che abbiamo vinto, ora l'applauso ai nostri ragazzi, alla nostra società, al nostro mister per essere passati, perché siamo come i primi del girone e quindi ora sì, lo possiamo dire. Kevin is on fire! La 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 la. Io andrei a simulare tutto, c'è anche quella con la Roma, tanto anche se dovessimo perdere, cioè spero di non perdere con la Roma perché appunto mi piacerebbe rimanere imbattuti nel girone, ma sarà difficile simulandola, molto probabilmente la perderemo, però ragazzi, chi se ne frega, cioè simuliamo fino a qua, tutto il mese di dicembre, così andiamo a vedere chi becchiamo agli ottavi di Champions. Questa squadra è on fire anche quando noi non ci siamo. Vinciamo 3-2, ragazzi. Girone fantastico, 5 vittorie e un pareggio. In campionato abbiamo vinto le prime due, vinciamo anche questa. Mamma mia, che spettacolo questa squadra, che spettacolo. Che abbiamo preso lo Sporting. Abbiamo preso lo Sporting. Calma. Giochiamo con la nostra formazione migliore, togliendo sempre il solito discorso Abada che è infortunato. Però abbiamo i nostri 11 migliori. Con Openda pronta a subentrare, anche Boetius, tutti gli altri. Siamo pronti, siamo pronti. Ci giochiamo una buona fetta di passaggio del turno quest'oggi. Andiamo a giocare. Entra dentro il campo con Armstrong. Palla per Popescu. 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 Che parata di Adan. Ci stava il tiro, forse troppo egoista, c'era Righi in mezzo, ma il tiro ci stava. Che occasione. Adesso attenzione Righi. Attenzione Righi. Vede Armstrong, l'astronauta. L'astronauta che calcia ancora Dan. Ancora. Mamma mia, sta tenendo a galla lo Sporting. Popescu, Origi. Vede Rogic. Rogic calcia e questa volta Dan non può nulla. Siamo avanti con Rogic. 1-0. 1-0 per noi, siamo avanti ragazzi. Dopo due parate miracolose del portiere dello Sporting, questa volta sotto l'incrocio la mette Rogic e quindi non può fare nulla. Siamo avanti 1-0, gran gol. Dai, 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 1-0 al 26esimo, la sblocchiamo. Sì, Armstrong ha visto Popescu. Sì, dai, dai. Popescu, 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 Popescu la mette in mezzo per Santero Adane ancora. Ci aveva pensato Adane a fare il miracolo nuovamente. Ma questa volta non può nulla! Arriva il raddoppio con Santero che dopo la rete del 4-1 ne fa un altro. Ci pensa Santero 2-0! Adano, ragazzi, lo stava facendo di nuovo. La stava facendo di nuovo il miracolo. Ed è raddoppio Celtic dato autogol ad Adan. Quindi non è gol di Santero, ma per noi è suo gol. E poi Belli. Ormai non si passa più. Popescu, Origi, può girarsi, serve Rogic. Serve Rogic! 3-0! 3-0! Mamma mia che squadra! Let's go, let's go! E poi Belli, non è una novità, non si passa. Santero. Belli, anche in attacco. Belli anche in attacco. Serve Popescu, la mette in mezzo per Openda! Mamma mia! Che occasione! Belli ancora, Armstrong! Mamma mia ragazzi, che occasione abbiamo avuto con Openda, ma lì Adan ha fatto un miracolo. Cioè davvero Adan sta tenendo in piedi questo Sporting, perché se stava 5-6-0 non rubavamo nulla. Rogic, Rogic, super palla per Openda, che va? Openda, 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 Openda,
Openda calcia! Questa volta danno un po' nulla, un super gol di Openda! 4-0! Abbiamo un piede ai quarti di Champions League. Non so più cosa dire, non so più cosa dire. Quando siamo in giornata è fantastica questa squadra. Paulista la può mettere in mezzo. La può mettere in mezzo, che chiusura di Juranovic! Che chiusura ha fatto Juranovic! Clamorosa! All'ultimo secondo. Poi Santeiro, la palla rimane lì, Ospina. E finisce qua! Vinciamo 4-0 contro lo Sporting in casa loro, in Portogallo. Una partita semplicemente perfetta. Perfetta, non abbiamo sbagliato nulla. Simuliamo tutto fino a quella dopo lo Sporting. Ci assumiamo il rischio, ma con il 4-0 abbiamo davvero un passo ai quarti, di Champions. Così scopriamo chi sarà il nostro avversario. Se dovessimo passare, si spera, ai quarti. Perdiamo 2-1, la nostra prima sconfitta in Champions, ma non giocandola va bene così, ragazzi. Siamo ai quarti di Champions League. Siamo ufficialmente ai quarti. Vediamo contro chi. Sarà Atletico Madrid Celtic, ragazzi. Atletico Celtic. Partita difficilissima, immagino, ma comunque capite che comunque vada. Barcellona, Liverpool, Chelsea, Real, City, PSG. Forse abbiamo preso anche la più scarsa, possiamo dire, relativamente, perché non è scarsa. Proveremo l'impresa. Anche qua, e chissà. Vedremo cosa accadrà.